Ma è un problema emerso dalle parole del presidente dell'Ordine dei Medici. Vediamo il servizio. Renato Giusto, il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo è perennemente in emergenza, però ci possono essere delle soluzioni importanti, non solo per l'ospedale San Paolo, ma anche per gli altri ospedali della provincia di Savona. Quali? Certo, noi abbiamo e stiamo sperimentando, per esempio, al Santa Corona, al pronto soccorso di Santa Corona, una riuscitissima esperienza di aver messo in pratica un ambulatorio parallelo al pronto soccorso, dove turnano dei medici di famiglia, dei medici ospedalieri che si interessano delle piccole emergenze e vanno quindi a disintasare il pronto soccorso vero e proprio che si deve interessare delle grandi emergenze. Questi colleghi volontari, pagati a gettone, sicuramente fanno in modo che la gente non debba aspettare più tantissimo. Ma se va bene per il Santa Corona, ancor meglio questa situazione dovrebbe andare per il pronto soccorso del San Paolo, che è purtroppo da sempre congestionato per un afflusso di casi di piccola patologia incongrui che non dovrebbero andare a finire al pronto soccorso. Noi in realtà da circa 10 anni ci impegniamo e spingiamo perché questo ambulatorio di primo soccorso, medicheria, chiamiamolo come vogliamo, potesse essere messo nel centro cittadino, per esempio in via Collodi, nella AS di via Collodi, nelle strutture AS di via Collodi, perché effettivamente il cittadino sarebbe più a contatto subito di questa struttura nel centro cittadino. Però, voglio dire, l'importante è che si possa fare, possa essere organizzato, e anche accanto al pronto soccorso del San Paolo, io penso che questo piccolo pronto soccorso parallelo al grande pronto soccorso, dove verranno utilizzati anche i medici di famiglia per fare dei turni in modo volontaristico, sicuramente manleverà il pronto soccorso e soprattutto sarà di utilità eccezionale da un punto di vista sanitario per i cittadini, che non dovranno più aspettare, avendo magari piccole emergenze, 4, 5, 6 ore nei momenti di massimo afflusso. Tentato furto negli uffici della UTET di